Buongiorno, benvenuti al secondo webinar che abbiamo preparato per l'AvaTrade Evolution Tour. Saremo a Napoli 16 ottobre, io insieme ad AvaTrade e 3D Labri, Stella Boso, che è anche qui presente in questo webinar. Benvenuta Stella. Grazie Renato, buongiorno a tutti, benvenuti a tutti. Vedo che i partecipanti sono numerosissimi e sono molto contenta. Stavamo giusto dicendo che è la preparazione della giornata dell'AvaTrade Evolution Tour e sarà una giornata molto importante perché tutti collegati, cioè sarà una giornata veramente operativa. Quindi grazie a Renato, abbiamo veramente studiato un nuovo programma, una rivoluzione nella formazione. Lasciatemi passare questa serie di Z. È talmente importante che io non voglio rubare tempo a questo webinar e lascio subito la parola a Renato così da spiegare come faremo questa grande giornata a Napoli. Sì, perché con Stella, sì, intanto ringrazio anch'io i tanti utenti iscritti e collegati. In questo momento siete già davvero tanti per l'orario, le 11, insomma, non è facile essere collegati, seguire un webinar a quest'ora. Sì, con Stella si pensava cosa possiamo fare di diverso rispetto agli eventi, classiche giornate con il broker in cui si parla di strategie, e alla fine abbiamo partorito questa idea dove la formazione la facciamo prima, si è detto con Stella, e quindi mentre il 16 sarà come una trading room, quindi saremo seduti tutti, la postazione, l'invito alla gente, gli iscritti e magari se ancora non è chiaro, presentarsi a Napoli con un PC portatile o tablet che sia, perché sarà solo operatività. Quindi venerdì 16 a Napoli saremo seduti gomito a gomito, vicini l'un l'altro, a rendere effettive quelle che sono le strategie illustrate nel webinar di martedì scorso, 6 ottobre, strategie realizzate da Daniele Ponzinibbio e Emanuele Rigo, che quindi se volete lì è ancora disponibile la registrazione sul canale YouTube di Trading Library. E anche qui oggi parleremo delle note oramai strategie Aikinashi sul Forex, Gold e Oil. Gold e Oil qui purtroppo non è informativo in tempo reale, ma la dinamica è pressoché simile a quella che farò vedere adesso sulle valute. Quindi grazie Stella, magari avremo modo poi di risentirci più tardi, così Molto dare volentieri. l'appuntamento agli utenti e soprattutto a chi ci sarà nella giornata di venerdì 16. Per il momento ti disattivo l'audio, Stella, poi quando vuoi mi dici e intervieni tramite un messaggio e magari così fai tutto da sola, in modo tale non ti voglio tenere bloccata adesso, insomma, per i prossimi minuti. Quindi è partito questo bel segnale al ribasso sull'euro-dollaro, purtroppo è coinciso con un dato importante, l'indice ZEV tedesco, e in questi casi ho fatto una sorta di preambolo, c'è stata una premessa prima dell'inizio ufficiale di questo webinar, proprio per seguire in diretta la formazione e la conferma soprattutto di questa candela rossa, perché come funziona? Intanto devo seguire anche gli indici perché è in corso un servizio su Telegram gratuito sugli indici per tutto il mese di ottobre e sul Forex invece gratuito fino a quando ci saranno sponsor che andranno a finanziare il progetto, così come scrivevo ieri. Quindi sul Forex, il Forex non chiude mai, sapete benissimo, apre domenica sera e chiude venerdì sera. La strategia che ho realizzato io con le candele Aikinashi, facciamo anche magari, lo do per scontato, però no, magari non lo è per tutti, che cosa sono le candele Aikinashi? Questo è un grafico giornaliero euro-dollaro, è già Aikinashi, lo vado a rimettere, vediamo dove posso mettere. Allora, non si tratta di un indicatore oscillatore, ma è uno stile di grafico. Infatti, vedete, da qui ci sono il grafico, istogramma, punti, linea punti, candela, ci sono tutti i vari tipi di grafici e proprio in basso c'è Aikinashi. Torno adesso per un attimo al classico candele, grafico a candele giapponesi, dove, questo è un grafico, ripeto, giornaliero, si alternano candele verdi, rosse, giornate positive e negative. Se invece passo alla raffigurazione Aikinashi, guardate l'impatto visivo, come i grafici tendono a essere più puliti. Sto cercando di metterlo in modo tale. Faccio di nuovo il giochetto, cambio, torno a candela e torno a Aikinashi. Questa è la prima
Il primo grande vantaggio che offrono questi grafici Aikinashi, Aikinashi è un termine giapponese tradotto dall'italiano, è media della barra. Quindi è una formula molto simile a quella dei pivot point e l'aiuto, l'impatto, il primo grande aiuto è quello di dare subito l'idea di quello che è il trend in corso, come sull'euro-dollaro, sul giornaliero, ora c'è un trend rialzista, quello che è in corso. Però nella strategia intraday, invece, intanto vedo, ricordo che potete interagire con me attraverso la finestra delle domande, quindi potete scrivermi e cercherò di rispondere a tutti. Quindi se c'è qualcosa che non è chiaro di quello che sto dicendo, vi prego, insomma, di farmelo osservare tramite la finestra delle domande. Quindi si comincia alle 8 con questa strategia su Forex, materie prime, quindi gold e petrolio. Alle 8 significa che questa è la prima barra. Quindi tutto quello che è stato prima dalla mezzanotte, da qui, dalla mezzanotte in poi, non mi interessa. Allora, io che faccio? Vado a tracciare la prima candela, mi dà quindi i primi massimi e minimi che sono quindi quelli relativi. Allora, una volta, questo è un grafico a 30 minuti, si può scendere a 5 minuti e magari lo farò vedere anche più tardi, quelle che sono le dinamiche con un time frame più basso, dove ovviamente ci sono più segnali e si è più soggetti a falsi, a stop, falsi segnali. Quindi poi farò vedere come cambia parecchio la dinamica tra un time frame a 35 minuti. Giuseppe mi chiede alle 8 ore italiane? Sì. Questa qui è 8 ora italiana. Quindi si è formata questa prima candela verde Aikinashi, qua è già un grafico Aikinashi, si è esaurita questa prima candela, vado a tracciare, quindi i miei primi massimi e minimi di giornata sono quelli che mi dà la prima candela delle 8, ovvero 1, 13 e 88, 1, 13 e 65. Qui vedete a sinistra i livelli di riferimento. Antonio mi scrive: sono le classiche Aikinashi 2, 6, 3. Allora, stanno uscendo altre nuove versioni Aikinashi. Usate quelle che vi vengono offerte di default dalla piattaforma grafica. Quindi, come vedete, qui su Pro Real Time mi diceva solo quelle Aikinashi. So che ne sono in giro altre versioni. Comunque, prendete come riferimento quella prima che vi viene solitamente offerta dalla piattaforma grafica. Le candele Aikinashi si trovano quasi dappertutto. Chi non ce le ha, c'è anche una grossa banca leader italiana nel trading online che la cui piattaforma non è presente, è davvero una grande mancanza perché le candele Aikinashi sono banali come i punti pivot, ho detto prima i pivot point, è veramente strano che non si trovino in giro, insomma, comunque quasi tutte le piattaforme le offrono. Quindi, dicevamo, prima candela verde della giornata, questi sono i primi massimi e minimi di massimo e minimo di riferimento. Successivamente si forma una seconda candela rossa e questa è una classica situazione che si può presentare in avvio, quindi sulle prime candele. Che cosa succede? Allora, è importante focalizzare su quella che è la logica della strategia. La strategia, lo scopo di questa strategia è di speculare al ribasso dopo che si viene da massimi di giornata con una candela rossa, oppure al rialzo dopo che si viene da minimi di giornata con una candela verde. Quindi valgono solo le candele rosse dopo max relativo o di giornata. Relativo perché non è questo, adesso anche coincide con quello di giornata, però non sempre, soprattutto se prendiamo come riferimento quelli dalle 8. Quindi la candela rossa, quella che ci dà un possibile segnale di inversione, deve provenire da massimi di giornata. Intanto ciao Stefano che si è appena collegato. Quindi la candela rossa deve venire da massimi di giornata o massimi relativi a partire dalle 8, mentre la candela verde da minimi. Candele che si formano a metà strada non sono buone, utili, almeno per questa strategia. Quindi spesso l'errore in cui si può incorrere è quello di, dopo una serie di candele, vediamo se diciamo, ecco qui, cioè magari questa candela verde non veniva da minimi di giornata.
quindi non era una inversione. Giusto adesso ho preso la prima che mi capitava tra le mani, ma qui siamo già degli orari dopo le 18 dove io consiglio di chiudere l'operatività perché una volta conclusa la sessione europea, sebbene ci sia in corso quella americana, ma i volumi tendono mediamente a ridursi notevolmente dalle 18. Infatti questa è un'operatività 8-18, 18-30 massimo, si può anche prendere proprio in extremis l'ultima indicazione che si può, ovviamente poi si porta in overnight alle 18:30, se non c'è nulla alle 20, un meeting della Fed, il Beige Book, qualcosa di americano, insomma alle 20, si può anche prendere l'ultima delle 18-18:30 e portarla in overnight con ordini inseriti di stop e profit. Stop, mi raccomando, fondamentale, chi mi segue sa che è un punto su cui io batto tantissimo, meglio una piccola perdita e cercare, piccola perdita, si ria il capitale a disposizione e cercare con una seconda operazione di recuperare la prima operazione persa, piuttosto che stare lì a pregare e sperare che il prezzo ritorni a quello a cui noi eravamo entrati in posizione. Quindi è fondamentale comprendere la logica della strategia. Al ribasso candela rossa, dopo massimi candela verde, dopo minimi di giornata. Questo è assolutamente fondamentale. Il caso, l'anomalia che si può creare in apertura è quando, come oggi, candela verde e candela rossa. Questa candela rossa non mi dice nulla, non è un segnale, perché se si stanno alternando i colori rosso e verde, poteva fare verde e ancora rossa, per me non rappresenta un segnale. Si deve creare almeno un minimo di trend, perché la strategia cerca di individuare i possibili punti di inversione di un trend. Se mi alterna verde e rosso, non mi dice nulla. Quindi io non faccio niente e resto fermo. Aspetto dall'apertura, questo è solo, vale solo dall'apertura, dal open, almeno la formazione di due candele, vedete, verde, rossa, verde, ancora non mi dice nulla, verde, ok, da qui in poi vuol dire che si sono formate due candele, queste qui dello stesso colore, da qui in poi una possibile candela rossa, io la prendo in considerazione come una potenziale segnale al ribasso. Quindi spero che sia chiaro. Se qualcosa è chiaro, fatemelo presente attraverso la finestra delle domande che cerco insomma di spiegarlo meglio. C'è Mario che mi dice la voce va e viene, abbiamo fatto un feedback. Magari a volte può essere un problema che avete voi in locale sulla vostra connessione. In quei casi il consiglio che vi do è di chiudere e ripartire la sessione. Quindi perché se la maggior parte di voi mi dicono che si sente bene, allora magari può essere un problema singolo del singolo utente, quindi potete vedere di fare riavviare la piattaforma. Quindi, dopo che si è partita, allora Gabriele mi scrive, la prima verde dopo la rossa non viene dopo un minimo di giornata. Comunque, Gabriele, già il fatto che ci sono due colori, verde, rossa e verde, non mi dice nulla. Quindi ora come ora, intanto questa rossa qui mi ha aggiornato il minimo qui e lo sposto. Quindi da qui, che era delle 8, me lo ha ritoccato a 1,1363. Quindi per me questo diventa il minimo relativo a partire dalle 8. Andrea, ciao Renato, forse mi sono perso qualcosa, ma su cosa sono calcolate le candele? Le candele c'è una formula che adesso non ce l'ho sotto mano, ma è molto simile a quella dei pivot point. Sinceramente, non vi interessa, cioè, giusto sapere che c'è una formula dietro. Aikinashi significa, tradotto dal giapponese all'italiano, media delle barre e basta, perché comunque vedete già il grafico caricato così in automatico con la rappresentazione visiva con le candele Aikinashi. Quindi questa seconda candela rossa non mi dice nulla come potenziale segnale, però mi ha aggiornato il minimo. Candela verde, continuano quindi ad alternarsi i colori e non mi dice ancora niente. Anzi, facciamo così, senza vedere quello che accade dopo. Quindi, questa è la prima candela dalle 8, verde, rossa e verde, nulla. Questa verde però mi ha aggiornato il massimo e lo vado ad alzare qui 1,1397. Quindi, dopo la candela delle 9, i miei massimi e minimi di riferimento sono questo qui, 1,1363, 1,1397, ma ancora non c'è nulla da prendere in considerazione perché si stanno alternando rosso e verde. La candela successiva è verde, eccola qui, finalmente. Finalmente è partito un minimo di trend che mi dà il là per una possibile speculazione al ribasso
se dovesse presentarsi la rossa. La stessa candela delle 9.30 mi ha anche aggiornato il massimo, ha fatto uno bello spike sopra 1.14, il nostro caro euro, dollaro. Vado ad aggiornare il massimo 1.14 e 11, quindi a partire dalle 8 adesso i miei riferimenti sono il minimo sulla candela delle 8.30, 1.13 e 63, 1.14 e 11 sulle 9.30. E fate attenzione. Vi invito a segnare la linea del minimo e massimo di riferimento perché questo minimo delle 8.30 non è quello di giornata che è qui, quello di giornata è qui e potrebbe ingannarvi nel caso in cui il mercato dovesse venire giù, fare un nuovo minimo rispetto a questo delle 8.30, formarsi la candela verde e da lì partire al rialzo. E magari voi la candela verde non la prendete in considerazione perché pensate che non ha fatto un nuovo minimo prendendo quello di giornata che sta qui. Quindi attenzione, fate attenzione, scusate la ripetizione delle parole, occhio, consiglio che vi do, Francesca già mi dice già fatto, bravissima Francesca, segnatevi quelli che sono i massimi a partire dalle 8, così evitate di incorrere in questo possibile errore. Candela verde, finalmente due candele verdi. Due candele dello stesso colore, e adesso da qui in poi la prima candela rossa, il cui corpo, ovvero tra apertura e chiusura e chinasci, vi è almeno un pip, quindi un pip, non è che pretendo, chiedo tanto, un pip, quindi significa che le candele Doji non vengono prese in considerazione. Quindi un pip, se si forma da qui in poi una candela rossa con un pip tra apertura e chiusura ai chinasci, non quelli ufficiali di mercato, per me c'è un segnale al ribasso. Italo mi scrive, operando intraday c'è un tempo massimo per andare a target oppure guardo solo la direzione e considero eventuali inversioni con stop e reverse? Sì, esatto Italo, sei già andato oltre, avanti, perché poi vedremo quando si esaurisce un potenziale segnale, quindi affronterò questo argomento più tardi. Intanto seguiamo quella che è stata l'operatività in diretta, fino a questo momento in live della seduta odierna. Quindi verde. Ok, seguiamo, vediamo la prossima candela, ancora verde, non ha aggiornato il massimo a 1.14 e 11, fa niente, per me la cosa importante è che si provenga da massimi di giornata, quindi la candela rossa non è necessario che il massimo sia sulla candela precedente a quella rossa, l'importante è che si venga da massimi di giornata, così come la candela verde deve venire da minimi di giornata. Non è necessario che il massimo sia sulla candela precedente a quella dove poi cambia colore. Quindi questa candela delle 10, che si esauriva alle 10.30, non mi dice nulla ancora, resta un trend al rialzo. Non ha aggiornato il massimo, va benissimo, resta 1.14.11. La prossima candela, quella che parte alle 10.30 e si conclude alle 11, è importante. Infatti, chi segue il servizio su Telegram sa benissimo che la prima cosa dopo il buongiorno che io pubblico in questo servizio, che ricordo è gratuito, e tra altre cose, AvaTrade sarà uno, è uno dei broker sponsor di questa iniziativa. Ringrazio per aver creduto in questo progetto. Quindi, dal momento in cui, per fare questo ho dimenticato, alle 11, quando ci sono i dati, dicevo, è importante la prima cosa che dovete fare quando vi collegate, aprite, attivate la vostra postazione, è vedere i dati in programma, quello che è il menu, come lo chiamo io, della giornata. Perché oggi, per esempio, alle 11 c'era il dato ZEV, indice tedesco, che è un dato che solitamente muove il mercato, i mercati. Cosa fare comunque in quei casi? L'ho spiegato praticamente nel preambolo che c'è stato prima della diretta ufficiale di questo webinar. Aspetta, non entrare subito. Chi ama le emozioni forti deve entrare qualche secondo prima, quando vede che oramai è pressoché certa il colore della candela. Può entrare qualche istante prima, qualche secondo prima. Non aspettare le 11 perché alle 11 già parte il mercato. Quindi lì è comunque azzardo allo stato puro, diciamolo, è uno scommettere sul dato, se sarà positivo o meno, a favore di quello che è il potenziale segnale. Il consiglio che do io è far smaltire l'effetto dato, la volatilità che solitamente si crea in corrispondenza di questi eventi, dati macro, questi che muovono sono il pepe della giornata, poi quello che movimentano la seduta. Se poi, una volta smaltito l'effetto dato,
il mercato, il segnale, in questo caso short su euro-dollaro, non è stato annullato, e per annullato si intende che mi ha fatto un nuovo massimo, quindi, ma magari non mi ha fatto più 20 pips dalla partenza, si trova ancora vicino a quello che era il prezzo a cui io sarei dovuto entrare in teoria al ribasso. Una volta smaltito, pochi minuti, si vede quando la giostra, le montagne russe, come volete chiamarlo, la volatilità presente in quel momento sul mercato si esaurisce, che si stabilizza. Se si è ancora vicini al segnale, come detto prima, non è stato annullato, non ha fatto più 20 pips, a quel punto, se siamo ancora vicini a quello che sarebbe dovuto essere il nostro prezzo d'ingresso, si entra. E vediamo intanto la formazione della candela rossa, eccola qui. Partiva alle 10:30 e si concludeva alle 11. Quindi avevo questo punto, ho tutti gli elementi per fare un'operazione. Non ho bisogno di altre conferme. Dal momento in cui strategia intraday vengo da massimi di giornata, massimi relativi a partire dalle 8, ma questo era anche il massimo di giornata, coincideva con il massimo di giornata. Ho la candela rossa, il cui corpo tra apertura e chiusura ai Kinashi è almeno un pip, non ho bisogno di ulteriori conferme. Posso entrare a mercato sulla barra successiva. E infatti, con il servizio Telegram, mando l'alert candela rossa euro-dollaro. E quindi gli iscritti al servizio sanno che da quel momento in poi possono entrare in qualsiasi momento in posizione. Quindi in questo caso, short. Vediamo quello che è stato il prezzo successivo. 1, 13 e 81. Qui però Pro Realtà mi fa un prezzo medio. Quindi io sul servizio Telegram, se vedo che mi dà come prezzo apertura 1, 13 e 81, allora un attimo che 1, 13 e 81 su Telegram, praticamente io scrivo prezzo d'ingresso 1, 13, 80. Quindi prendiamo per buono 1, 13, 80 il nostro prezzo d'ingresso di questa barra successiva a quella rossa. Quindi, e ovviamente prendo come riferimento il valore in alto, quello ufficiale di mercato, perché l'apertura e chiusura Kinashi sono teorici, il frutto di una formula che vi ho spiegato prima. Quindi, che cosa è successo? Alle 11, l'abbiamo visto in diretta, chi era già collegato prima delle 11, abbiamo fatto esaurire il dato che è stato negativo, c'è stata lo vedete qui, una spinta ribassista che ha toccato come minimo 1,1365, non ha fatto quel 13,60, quei 20 pips che io dicevo, se facevo 1,1360 si considera annullato il segnale e non li ha fatti. Quindi ora, pochi minuti dopo le 11, smaltita la volatilità dato. Si è fatto 1,1380, passiamo magari al grafico a un minuto, no, un secondo, ho sbagliato. Mettiamo giusto un minuto. Allora, dalle 11, da qui, venuto giù, vedete, alle 11:13 ha fatto 1,1383 di massimo. Quindi, una volta che è smaltito l'effetto dato, e io l'ho detto anche chi ha seguito in diretta, si può mettere un ordine sell limite, un ordine vendi di vendita limite a 1,1380, che era quello il prezzo a cui noi saremmo dovuti entrare alle 11. E vedete che qui alle 11:13 ha toccato anche 1,1383. Quindi saremmo riusciti a entrare. Una volta smaltito, una volta che abbiamo lasciato sfogare il mercato con il dato ZEV, a quel punto il segnale non è stato annullato, siamo ancora in questo momento più 4 pips praticamente da 1,1380, quindi siamo in posizione. Quindi siamo ufficialmente in posizione, mettiamo anche in corrispondenza di 1,1380, mettiamo uno stile diverso, magari così, mettiamo pure il colore rosso per indicare short. Quindi qui, dopo, questa è la barra che mi ha dato il segnale al ribasso. Io sono entrato da qui, 1,1380, lo vedete qui. Ora, ci sono due possibilità, due possibili strategie da utilizzare. Quella classica che prevede lo stop sopra il massimo di riferimento, ovvero che è quello dalle 8 e coincide adesso anche con quello di giornata 1,14 e 11,
prima movimenti pre-dato ZEV che ci sono stati, sono visti sull'euro-dollaro. Io consiglio di tenersi comunque anche distanti, un po' più distanti da tale livello per evitare delle sorprese beffa, degli stop beffa, dove magari spesso e volentieri aggiorna di poco il massimo e poi torna di nuovo giù. Se succede, ci prende lo stop, pazienza. Utilizzateli comunque questi benedetti stop, rifate l'operazione se si ripresenta nuovamente la candela rossa, assolutamente. Io consiglio di mettere 11 pips sopra 1,14 e 11. Quindi 14 e 11 più 11, 14 e 22, è facile il calcolo. Quindi 1, 14 e 22, stop. Mettete gli stop. Mettete gli stop, sono fondamentali per essere vincenti nel trading, assolutamente decisivi, importantissimi. Quindi siamo entrati 1, 13, 80 short, mettiamo tutto maiuscolo, va, dimenticato un punto qui. 1.1380 è il nostro ingresso. Abbiamo fatto lasciare sfogare il mercato dopo il dato ZEV. Siamo riusciti a entrare a quello che, al prezzo a cui saremmo dovuti entrare. 1.1380, 1.1422. Significa che da 14.22 meno 13.80 abbiamo uno stop di 42 pips. Cioè dal nostro ingresso 13.80 allo stop 11 pips sopra 1.1411, lo stop è 42 pips. Ok, abbiamo visto dove posizionare lo stop. Il primo target profit, il cosiddetto primo target profit, deve essere di almeno pari entità 42 pips, ovvero dobbiamo avere un rapporto rischio-rendimento che sia adeguato almeno alla pari. Quanto noi siamo disposti, stiamo facendo un'operazione in cui vogliamo rischiare 42 pips, dobbiamo ambire, dobbiamo cercare di farne altrettanti, 42, perché se no che succede? Se mediamente diciamo gli stop sono di 40 pips, questa qui arriva a più 10 e la chiudiamo. Domani fa più 10 e la chiudiamo. Dopodomani un'altra operazione più 10 e la chiudiamo. Il quarto giorno, giovedì, ci becchiamo lo stop di 40 e in un solo colpo non solo perdiamo, roviniamo il lavoro di 3 sedute in cui faticosamente abbiamo messo su più 30 pips, ma ci troviamo meno 10 dal più 30 che avevamo. Quindi, no, così non funziona perché se no vi troverete nel medio-lungo termine a non avere dei risultati. Nell'immediato vedete subito più 10, più 10, più 10 ed è bello e lo so che la tentazione è quella di chiudere subito l'operazione in guadagno. Si fa spesso il contrario di quella che dice la teoria, lasciar correre i profitti e tagliare le perdite. Si fa il contrario, soprattutto se non si usano gli stop, si tagliano i profitti e si lasciano correre le perdite. Assolutamente no, non va bene. Fabio dice almeno 1-1, 1-2. Ovvio, Fabio, che se poi utilizzate uno stop di 42 e il target profit di 80, cioè mediamente usate la bilancia rischio-rendimento pende più dalla parte del rendimento, significa l'effetto opposto. Assolutamente Fabio ha ragione, ovvero cioè con un'operazione recuperate più operazioni negative, con un'operazione positiva fate meno fatica e quindi recuperate quella che è stata la prima operazione negativa. Gabriele scrive: se non posso operare con mini lotti, 42 pips sono tanti soldi. Questo è un punto decisivo, fondamentale, Gabriele, e che io metto in evidenza tutte le mattine su Telegram, quello che è il capitale da usare. Ok, 42 pips possono sembrare tanti, allora il consiglio che do io. Riducete il quantitativo, convertite 42 pips in euro. Io sono disposto da questa operazione a perdere 100 euro, 1000 euro, quello che è. Allora fate in modo tale, usate un quantitativo dove 42 pips siano i 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1000 euro che voi siete disposti a perdere dalla singola operazione. Il Forex ha questo grande vantaggio, AvaTrade offre i micro lotti, quindi veramente dà questa possibilità di modellare il quantitativo in base a quello che è il vostro profilo di rischio, quindi quanto siete disposti. 42 pips diventano tollerabili, un'eventuale perdita di 42 pips non sono tanti. Quindi
Intanto Paolo mi dice: oil è andata a target. Sì, il segnale a ribasso lo sto vedendo, è venuto giù, c'è stato il segnale short e che si sta incastrando bene Paolo con USD CAD, perché ci sono queste correlazioni intermarket, e anche USD CAD pian pianino sta cominciando a carburare al rialzo. Attenzione, dollaro yen sta per, a proposito di correlazioni, dollaro yen che è correlato negativamente con l'euro dollaro, che abbiamo visto è già a ribasso, sta per formarsi la candela verde. Ma finiamo, concludo la spiegazione della strategia. Siamo entrati 1.13.80, stop sopra il massimo 11 pips a 1.14.22. Abbiamo detto che il primo target profit deve essere di almeno 42 pips. Quindi 13.80 meno 42, Francesca già mi aveva fatto il conteggio, grazie Francesca, 1.13.38. 1.13.38, primo target profit. Che qui non si vede, sta qui sotto, quindi 1.13.38. Però a questa strategia, spesso e volentieri, il mercato, vediamo che fa un più 20 pips, più 30 pips, non tocca il primo target profit e poi o mi dà un segnale opposto o ritorna al prezzo d'ingresso. È per questo motivo che io consiglio anche di integrare, magari spezzettare il quantitativo, non puntare solo su questa operazione con stop sopra il massimo e primo target profit di pari entità, ma magari dividere in due una parte con target e stop fissi di 20 pips. Quindi 13,80 è l'ingresso, 13,60 è dove io vado a chiudere o. Magari uno può fare solo quella, cioè lavorare con target profit e stop fissi di 20 pips, solo puntare su quell'operazione e vediamo che pian pianino si sta avvicinando. Se arriva 1.13.60 e avete deciso un mix delle due strategie, la parte restante comunque, se fa 1.13.60, la portate al prezzo d'ingresso alla pari, come si usa a dire, dove non ci sono né vincitori né vinti. Quindi voi sapete che una parte della posizione l'avete monetizzata più 20 pips e l'altra, mal che andrà, chiuderete a pari, a 0,0. Quindi avrete incassato più 20. Volete usare due quantitativi pari? Cioè non spezzettare quello che è il vostro capitale a disposizione, va bene, fatelo in base al profilo di rischio. Lo so che c'è gente che dice, ma se devo ridurre il quantitativo perché per alleggerire lo stop poi guadagno meno. E cari signori miei, è tutto proporzionato, cioè partite comunque dal rischio che correte, cioè lo so che si pensa più ai possibili guadagni, però se cominciate, le prime operazioni sono negative, vi ritrovate già con una perdita importante e dovete. Io batto molto sull'aspetto psicologico, dovete già l'attività di trading è stressante di suo, anche se guadagnate tutti i giorni, comunque porta stress l'attività di trading. Se poi arrivano delle perdite che superano quello che è il nostro profilo di rischio, dove magari 100 euro questa perdita è troppo per noi, abbiamo un capitale di 1000 euro, di 500 euro, oppure 1000 euro su un capitale di 5000, non lo so, adesso comunque sentite, la paura è un'amica, se già vedete che con quel quantitativo avete vi porta a non star bene, riducete, andate per gradi, fate per gradi, non spingete subito sull'acceleratore, quindi andate per gradi e quindi utilizzate un quantitativo dove lo stop è digerito, dovete essere belli tranquilli quando seguite la strategia, lo stop lo dovete prendere, non dico che dovete essere contenti di aver preso lo stop, ma fa parte, chiamiamolo gioco, sembra un po' non appropriato, diciamo, fa parte di questo tipo di attività di trading. Gli stop, io so, è dal 2002 che faccio questa attività full time, ho lavorato anche in importanti società di gestione, credetemi, non ho mai visto trader che non perdevano mai. Quindi sarò stato io sfortunato a non conoscere i bravi traders, ne ho conosciuti bravi, ma infallibili non li ho mai visti, quindi per carità, quindi accettare lo stop quando viene ok, palla al centro, si ricomincia, piuttosto che invece non mettere lo stop e vedere che l'operazione va male, da una piccola perdita comincia ad assumere proporzioni gigantesche. Il capitale, una volta che avete finito il capitale, i soldi, non potete fare più nessun'altra operazione. Quindi veramente curate l'aspetto rischio prima di tutto, poi i guadagni. Tutto ciò che è il resto è tutto, viene da sé anche la frase guadagnato. Quindi se arriva, si era avvicinato, non l'ha fatto, quindi questo è 1.13.60,
dove noi andremo eventualmente a chiudere a più 20 questa operazione. Però dovete sempre valutare prima di entrare durante l'operazione quello che è il contesto. Per contesto tutto quello che fa parte di una seduta. Abbiamo visto oggi, per esempio, alle 11 c'era l'indice ZEV, quindi prima delle 11 ho il segnale, ma non lo faccio, aspetto ad entrare. Sulla sterlina abbiamo visto che lo short, guardate qui il segnale, no, non li disegno io i grafici, per carità, quindi vedete da voi alle 10 proprio, quindi con conferma, io sarei dovuto entrare alle 10:30, c'era un segnale al ribasso dopo che aveva aperto al rialzo la sterlina contro dollaro ed è venuto giù. Fa male, dice peccato, mi sono perso tutto questo guadagno, ma poteva andare tranquillamente nella direzione opposta, è al 50%. Io le operazioni al 50%, io personalmente non le faccio perché è azzardo allo stato puro. Questa sull'euro-dollaro sembra seguire la stessa strada, però insomma non è detto. Quindi ora come ora mi rifaccio quindi a adesso non ricordo più il nome che mi chiedeva Italo, se non ricordo male. Quindi dal momento in cui è nato questo segnale, metto di nuovo tutto schermo, questo segnale al ribasso, ora questo segnale può essere o va in stop perché mi fa un nuovo massimo 11 pips sopra, quindi mi tocca 1,14 e 22, o mi raggiunge il primo target profit 1,13 e 38, o perché mi ha fatto più 20 e ritorna al prezzo d'ingresso 1,13 e 80. Quindi, oppure perché senza che arrivi al primo target profit, magari faceva 1,13,60, 13,56, 13,55 e da qui poi si formava una candela verde ai chinasci e quindi invertiva quello che era il segnale al ribasso. Quindi queste sono le opzioni che vedono, in cui poi questo segnale praticamente a ribasso potrebbe esaurirsi. Francesca mi chiede, guardi il dammi del tu, Francesca. Il DAX sì, ma non solo il DAX sta producendo un segnale. Adesso stiamo parlando di indici, un possibile segnale al ribasso. Ma qui, comunque, parliamo adesso di valute in questo webinar, anche perché venerdì a Napoli seguiremo le valute, gold e oil, saremo operativi al 100%. E ci sono delle correlazioni negative. Infatti, no, sbagliato. Lasciamo euro-dollaro qui. L'euro-dollaro è correlato negativamente, mediamente, ma non sono automatiche le correlazioni, fate attenzione, con il dollaro-yen. Uno perché USD, essendo qui dalla parte, il secondo nel rapporto tra nel cross euro-dollaro e qui è davanti, quindi significa che un rafforzamento, un indebolimento della moneta USA porta euro-USD a scendere e dollaro-yen a salire. Quindi è comunque il dollaro americano che guida soprattutto queste correlazioni. Però euro-dollaro e dollaro-yen lo sono in modo particolare, si vogliono in questo caso non bene, visto che sono correlati negativamente, ma c'è un legame più forte rispetto agli altri. E quindi questa potenziale segnale, quindi dollaro-yen, la prima candela delle 8 è questa qui, fino ad adesso ha generato solamente candele chinashi di colore rosso, si sta formando questa verde, che mi rafforza ancora di più questo segnale presente sull'euro-dollaro. Però prima dicevo, considerate tutto il contesto, anche nella gestione della posizione, ipotizziamo che questa operazione è ancora in piedi alle 14:30, quando stanno per essere pubblicati dei dati macroeconomici americani importanti, solitamente a quell'ora lì, potete anche decidere di non farla quell'operazione, no, di chiuderla se siete in posizione prima delle 14:30, per il solito discorso di non voler rischiare con la pubblicazione di un dato che potrebbe scuotere l'euro-dollaro, quelli che sono gli indici o i mercati. Oppure, in questi casi, volete proprio, siccome vi prude il dito, volete fare cliccare buy o sell lo stesso, usate dei piccoli quantitativi, tali che comunque non succede nulla. Cioè una perdita è quasi insignificante, giusto per dire ho fatto quell'operazione tranquillamente. Marco mi chiede cosa ne pensi di utilizzare il TS Trading System? Mi confermi? Paolo, oltre al take profit pari allo stop loss, la strategia prevede un'uscita ad esaurimento del trend tipo trailing stop? Assolutamente sì, ma Paolo si può ambire anche a fare di più.
di quello, infatti lo chiamo primo target profit, quindi per dire, trailing stop, scusami Marco, quindi è la stessa domanda di Paolo praticamente che mi ha posto. Assolutamente sì, si può pensare di utilizzare il trailing stop perché io quello che ho definito primo target profit è quello per dire che comunque dovete mettere un target profit che sia almeno di pari misura rispetto allo stop, ma non è detto che sia quello l'unico target profit. Poi se arrivate a più 20 lo stop da sopra il massimo 1,1422 lo mettete a 1,1380, continua a venire giù 13,40. Non voglio dare delle regole rigide e precise e dire ogni 20 pips che viene giù adeguate lo stop, che a quel punto da stop alla pari diventa uno stop profit. Se tocca 1,1340, voi mettete lo stop profit 13,60. Non mi va di dare delle regole, non lo faccio io in prima persona, perché bisogna valutare tutto il contesto. Ieri era una giornata orfana di Wall Street, volumi bassissimi, bisognava accontentarsi anche di 10 pips. Fare 10 pips era un grande risultato ieri. Oppure si è a più 40 pips poco prima della pubblicazione di un dato importante o di un intervento di un membro della Fed o Draghi, quello che è, chiuderla senza attendere il raggiungimento del target profit. Cioè bisogna sempre valutare tutto quello che il contesto, che finalmente sto cercando di trasmettere questa idea, questo tenere in considerazione tutto quello che è il contesto, grazie al servizio Telegram, dove lì in tempo reale dico: ok, attenzione, c'è il segnale, non c'è il segnale, come gestire le varie situazioni. Vi invito perché, ripeto, è gratuito, grazie anche ad AvaTrade, il servizio è gratuito, quello su Telegram, un channel pubblico, basta scaricare un'app gratuita e poi magari mi chiedete e vi do il link per aderire al canale pubblico. E quindi insieme vi seguo e si seguono tutte quelle che sono le varie situazioni. Stefano, buongiorno, cosa fare? Buongiorno Stefano, se si è entrati in un cross e poco dopo c'è un segnale contrario. Allora, in quei casi il segnale contrario può essere utile perché, come io dico, lì uno dei due sta bluffando per effetto delle correlazioni. In teoria uno dovrebbe scendere e l'altro salire. Se tutti e due stanno scendendo, stanno salendo, al caso degli altri giorni dove dollaro yen, euro dollaro seguivano la stessa strada, si può decidere di farla assolutamente tutti e due perché siccome una delle due, cioè praticamente si va a fare un hedging, a bilanciare la possibile perdita sull'altro, quindi perché non sappiamo a priori quale delle due sarà quella giusta, chi sta bluffando meno, come uso dire in questi casi. Quindi a maggior ragione ti dico falla perché così se ti è andata male la prima operazione è quella su cui sei entrato, poi valuti tu se l'euro dollaro in questo momento è correlato inversamente con gli indici azionari, cioè sale l'euro e scendono le borse e viceversa, ma non le prendete in automatico queste correlazioni, mediamente, diciamo mediamente c'è questa correlazione. Quindi ti entra, se short euro dollaro, gli indici azionari sono al rialzo, un'impostazione rialzista intraday con le candele Kinashi e anche il dollaro yen. Insomma, cercate di avere una visione globale con più strumenti sott'occhio, magari seguite solo uno, ma è bene vedere anche gli altri per rafforzare la vostra view e decidere di conseguenza cosa fare. Gabriele, non integri mai con la volatilità, esempio ATR? No, io opero così. Non è detto che non sia utile integrare con altri indicatori, oscillatori, medie mobili, tutto quello che volete. Io personalmente mi bastano massimi e minimi di giornata, candele verdi e rosse, non uso altro. Nulla toglie che voi potete integrarle. Quindi io preferisco semplificare al massimo. Vedete, proprio una striscia. Cioè, questo è il grafico, credetemi, non aggiungo altro. Quindi è pericoloso, aggiungere altre cose può portare a confusione. Siccome il trading già è un'attività dove, come ho detto prima, porta tanto stress, meglio avere le idee chiare su quello che è il da farsi, in modo tale che evitiamo situazioni. Mix, lì c'è, mi dà il segnale, lì ancora su quell'indicatore non me l'ha confermato, sì o no, però non è che io sia contrario all'uso, potete tranquillo. Io la strategia anche dico, potete personalizzarla, la potete integrare alla vostra tecnica, magari avendo conferme dalla Kinashi in base alla vostra tecnica, fate l'uso che vi sembra più appropriato, però io personalmente la uso così, cruda,
come l'avete vista in questo modo, un grafico pulitissimo, non ci sono supporti e resistenze nell'intraday, neanche quelli, massimi e minimi, candele rosse, candele verdi. E vedete, attenzione, se dovesse formarsi qui, da qui in poi, una candela verde, non è un segnale al rialzo perché non mi ha bucato il minimo. Il minimo resta ancora quello della candela delle 8:30, 1, 13 e 63. Quindi, se dovesse adesso da qui formarsi una candela verde, resta l'impostazione al ribasso. Fabio, scusa l'impertinenza, ma con le echinaci non è simile ad operare come se fossero incroci di medie, e poi la validità del metodo non lo discuto io stesso. È un po'. Possiamo anche fare, adesso no, vabbè, perché siamo quasi in conclusione. Puoi provare, assolutamente. Metti un grafico con echinaci, medie mobili, incroci di medie mobili, potrebbe dare, ma per carità, anche usando l'ATR, come diceva Gabriele, può confermare o meno quello che è il segnale, grafici Renko, Kaji, c'è tanta roba in giro, lo sapete meglio di me, quindi assolutamente, cioè, potete, io lavoro così, quindi proprio opero in questo modo e seguo fedelmente quelle che sono assolutamente le indicazioni dal grafico Aikinashi. Sugli indici tutto tranquillo per il momento, sono rientrati i possibili segnali al rialzo, l'unico ancora in corso potrebbe essere la candela verde, ve la faccio vedere, eccola qua, sul dollaro yen, quindi eventualmente alle 12 potrebbe esserci il segnale di inversione che andrebbe a rafforzare questo qui già in corso su euro-dollaro. Francesca, il giornaliero è al rialzo, sarebbe bello sapere quando va al ribasso. Lì, Francesca, cambiamo completamente scenario, passiamo al multi-day che ha delle dinamiche differenti, quindi per il momento lasciamo stare. L'altro, almeno qui in questo webinar, Francesca, non ne parliamo, poi ci saranno sicuramente altre occasioni. L'altro cross, che è correlato negativamente, va praticamente all'opposto di quello che fa l'euro-dollaro, è dollaro franco-svizzero, USD-CHF, che come vedete effettivamente alle 11 aveva dato il segnale contrario, cioè mentre sull'euro-dollaro rossa, rossa, quindi alle 11 short, dopo minimi di giornata è proprio l'opposto, vedete lo specchio, praticamente messo su, come potevamo metterlo sotto dollaro franco-svizzero, e quindi da qui sta invertendo. Se dovesse formarsi questa candela rossa su USDCHF, non è un segnale a ribasso perché mi deve bucare il massimo che sta qua sopra, con la candela delle 8. Quindi non mi inverte nella maniera più assoluta. Nicoletta, sugli indici si gira al rialzo ora? C'era un timido tentativo verde sul DAX, mi sembra anche sull'italiano, ma per il momento è rientrato. Non lo vedo. Sugli indici anche il 30 minuti. Ultimi minuti di questo webinar per dire come questo è il 30 minuti, se scendiamo al 5 minuti, vedete che. Allora, eccoci qua. Quindi, prima candela sempre alle 8, erano questi massimo e minimo, seconda candela mi ha aggiornato il massimo qui, e ovviamente è tutto più rapido, è tutto più veloce sul 5 minuti. Avete visto sul 30 un segnale al ribasso alle 11. Qui già dalle 8 primo segnale al ribasso e poi spostando il minimo fino a qua segnale al rialzo e poi mi ha dato qua nuovo segnale al rialzo. Quindi mentre sul 30 minuti una sola operazione, 5 minuti short, long e short. Ora oggi ha praticamente disegnato il grafico perfetta. Non è sempre così, su 5 minuti si è più soggetti a falsi segnali, ma dovete decidere, valutare se fare il 5 minuti o il 30 piuttosto il 30 minuti anche in base al tempo che voi potete dedicare a questa strategia, stare, perché 5 minuti implica una presenza proprio, dovete stare incollati quasi ai monitor e vedere perché ogni 5 minuti, se siete, soprattutto se si è vicini ai massimi e minimi, può esserci il segnale. Il 30 minuti vi dà la possibilità di respirare, quindi sapete che ogni mezz'ora soltanto dovete controllare lasciando le ordini se siete dentro stop e profit. 5 minuti implica proprio dovete essere lì. Poi altra cosa, un altro consiglio che do, se la prima operazione vi va bene, soprattutto sul 5 minuti,
Il consiglio che do io è di tenersi stretto quel guadagno, magari per il resto della giornata, o continuare a essere operativi con un quantitativo inferiore per non incidere negativamente sulla prima operazione positiva, o stare fermi e farsi una passeggiata e quindi guadagnarci di salute, che è altrettanto se non più importante del guadagno economico che avete appena registrato, oppure non entrate subito sulla successiva, aspettate una, due negative perché statisticamente sulla terza potrebbe andare bene. Bene, quindi tenete ben saldi quelli che sono stati i guadagni della possibile strategia e quindi questo qui. Antonio, è possibile vedere un andamento storico-statistico di questa strategia? Allora, è una domanda che mi fate tantissime persone. Io rispondo, non si tratta di un trading system, sono io il primo che dice non fate tutte le operazioni, vi ho appena detto, se la prima si conclude positivamente, le altre non le fate, quindi non c'è uno storico. Grazie al servizio via Telegram sto spiegando tutte quelle che sono le situazioni da valutare, che un track record non può contenere, quindi l'operazione sull'euro-dollaro, l'ho fatta, non l'ho fatta, l'ho fatta con un quantitativo inferiore, mi sono fermato, sono rientrato dopo i dati. Tutte queste situazioni che sono spiegate man mano, finalmente, veramente io sto, grazie a Telegram, servizio su Telegram, sto finalmente spiegando adesso effettivamente giorno per giorno, momento per momento, tutto quello che intendo io con seguire e valutare tutto quello che è il contesto, è una strategia. Quindi tutti i vari segnali che offre questa tecnica intraday, decidere poi di conseguenza come muoversi, farlo, non farlo, uscire subito, non uscire. Ognuno poi valuta in base alle operazioni che sta facendo. Magari qualcuno è ancora dentro sulla sterlina dollaro e quindi il segnale sul dollaro yen lo fa per pareggiare l'esposizione. Chi non ha fatto quell'operazione sull'euro bisognerebbe incrociare. Chi si è fermato dopo la prima e non ha fatto la seconda. Sono davvero tante e io sono contento che col servizio Telegram, via Telegram, sto facendo vedere che tanta roba, c'è davvero tanta roba da monitorare. La strategia è semplicissima, è molto banale, credo che sia davvero molto facile da assimilare, però la gestione, tutto quello che è il contorno fondamentale, che è fondamentale, bisogna valutare caso per caso, momento per momento. Ora 11:56 è un mercato differente alle 14 o alle 16 del pomeriggio, quindi insomma, Ignazio scrive confermo, io seguo Telegram, grande e meticoloso, sempre puntuale al martellamento, la formazione intraday. Grazie Ignazio. Vincenzo, come mai i miei grafici con Equinasci non corrispondono? Vincenzo, bisogna vedere se il broker cambia il flusso prezzi, possono esserci delle differenze, se l'Equinasci quello puro o un Equinasci modificato, insomma, non lo so, adesso non ti saprei dire, quindi. Nicoletta, scusami, come fare per cancellare l'SMS della giornata su Telegram? Grazie. Nicoletta, sai che non lo so perché Telegram lo sto usando da poco, vedo che c'è silenzio, però sinceramente non saprei esserti molto di aiuto, mi dispiace. Gabriele, ho visto che la strategia è molto simile a quella che avrei utilizzando hai mai no, Gabriele, non ho mai approfondito in quel senso lì, mi sono fermato così, quindi sto bene così. Certo, mi guardo intorno, non è che penso di aver trovato la soluzione, la strategia perfetta, però ora come ora, anche perché per le tante attività che faccio, a volte c'è un'evoluzione, non intraday, ma probabilmente ci sarà un'evoluzione sul multiday, titoli azionari su cui sto lavorando, anticipato anche all'evento che c'è stato a Milano, scorso WeBank, e quindi insomma, tanta roba con le Equinasci nella maniera più assoluta. Non so se Stella ancora è lì, collegata, impostazione. Mi ascolta perché oramai siamo in addirittura Sono di qua, sono qua. arrivo. Ecco qua Stella, ciao Stella. Insomma, mi auguro che sia stato, abbia spiegato la strategia, penso che si spieghi veramente in maniera abbastanza semplice. Mi devo sbrigare anche perché c'è il dollaro yen, devo mandare l'alert su Telegram. L'invito è al 16, chi è della zona, quindi 16. Venerdì siamo a Napoli, tutto quello che avete visto oggi spiegato con la teoria, col webinar di martedì scorso, saremo lì invece operativi. Quindi non un desk, un palco così, no, ma sarò seduto insieme a chi parteciperà fisicamente all'evento, quindi sarà bella, penso che sarà una bella esperienza. Gabriele chiede se sarà visibile online. No, Gabriele, mi dispiace perché è un'esperienza da fare dal vivo, assolutamente, quindi
Mi dispiace, solo che vedremo di farne altre in giro per l'Italia, ovviamente non ci fermiamo a Napoli, quindi vedremo insomma di farle altre insomma, in giro per l'Italia. Questa di Napoli, la prima che facciamo in questo modo, sarà proprio operativa, cioè come una trading room, sarò seduto vicino a voi e seguiremo insieme le varie strategie e ovviamente sarò lì anche a disposizione per spiegarle meglio, perché ovviamente il modo migliore è quello di vederle in corso d'opera. Intanto dollaro yen non mi sta confermando il segnale, quindi mi rilasso un po'. Stella, l'appuntamento è perché ci sarà, insomma, intanto ringrazio Carlo. Chi chiede per Telegram, dovete andare sul sito Telegram, scaricare, poi magari mi mandate un'email, basta cercare Renato De Carolis su Google, trovate tutti i miei riferimenti e da lì vi dico poi il link per aderire al canale pubblico. Non vi dovete registrare, ma solo cliccare sul link una volta che avete scaricato l'app gratuita. App che potete usare su smartphone, tablet, PC nella versione desktop. È davvero completa. È davvero completa. E quindi niente. Chiedo scusa a chi, non so adesso, non scorro con le domande, siete stati, avete scritto tantissimo e quindi chiedo scusa a chi non ho risposto durante il webinar. E niente, quindi Stella. Venerdì a Napoli. Scusa Renato, Prego. Renato scusa, c'è una domanda però di Ignazio che chiede: AvaTrader ha i microlotti EL24? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sarà venerdì a Napoli, ci sarà la MetaTrader, userò la piattaforma MetaTrader di AvaTrade con anche l'indicatore De Carolis Aikinashi che abbiamo realizzato. Quindi dove praticamente sul grafico appare la freccettina quando si forma la stella, ho letto stella lì, adesso le domande, quando si forma la freccia che indica la candela rossa, una possibile inversione al ribasso o al rialzo. Ringrazio Luciano per le gentili parole, grazie a tutti da parte mia. L'appuntamento a chi ci sarà a Napoli, comunque vedremo stella di farne altri in giro per l'Italia, insomma stiamo cercando di portare in giro questa Aikinashi Tour, ovviamente. Quindi, insomma, io vi ringrazio e lasciate Stella i saluti finali. Grazie a tutti. Grazie, grazie davvero a tutti. Ci impegneremo per portare questa trading room anche in altre piazze. È un lavoro durissimo, ma lo facciamo con enorme soddisfazione perché ci sono tanti partecipanti ai nostri seminari e questo webinar ha avuto veramente tantissimi partecipanti. Grazie, grazie a tutti. Ci vediamo a Napoli. Grazie, arrivederci.